Art, lo spazio per le altre musiche. Incontra questa sera Francesco Biamonti. Francesco Biamonti, qual è il suo rapporto con la parola? Il rapporto con la parola è tutto, ma la parola... Tanto io faccio una distinzione tra mo e parola, o tra la chiacchiera e la parola. La parola deve muovere le radici dell'essere, toccare il silenzio esistenziale, coinvolgere anche i grandi silenzi o farli sentire. La parola muove l'essere, quindi io le parole le misuro. D'altra parte è tutta tradizione dei rigori di misurare le parole. Non sappiamo noi rigori fare il barocco. Ci sono dei splendidi scrittori che fanno barocco funebre come Bufalino. I siciliani sono molto bravi, ma noi abbiamo una castità nella parola. La parola è allunata di silenzio e poi è... si differenzia molto dalla chiacchiera, fa sentire il tempo o l'eterno, è il lato segreto delle cose. È una parola che viene in definitiva dalla poesia simbolista come evocazione, non come intrattenimento così, ma come grande evocazione. È la comicità, essenzialità, oppure ha una funzione musicale come una toccata di una suonata di pianoforte, come di certi dialoghi magistrali di Chekhov, che ha anche una funzione musicale, insomma, di per sé, e stare dentro il ritmo di tutta l'opera, e piuttosto sacrificare delle parole che rompere questo ritmo generale dell'opera, organico. È un poco l'esperienza della parola che viene dopo Montale, dopo Valéry, dopo Eliot, cioè la parola come creazione dell'essere, non come divagazione, come divertimento, che poi è un divertimento superiore, questo di comporre quasi una, musicalmente con le parole. E poi... Beh, sono moltissimi versi montali, avrei voluto sentirmi scavare d'essenziale, sì, come i ciottoli che tu volvi mangiati dalla salsedine. La parola è anche un po' corrosa. In definitiva devi imprigionare questo silenzio, che poi in definitiva è il canto delle sirene. E sarebbe proprio la parola che forma il mondo, che lo ricrea dall'inizio, insomma. Quanto in un romanzo non si possa spingere questa ricerca fino in fondo come nella poesia, però anche il romanziere deve tener conto di queste scoperte per dei procedimenti poetici, insomma. Dopo il simbolismo non si può scrivere allo stesso modo di prima. La metafora, la metonimia sono tutte incorporate dentro la... il discorso. Si elimina la vecchia retorica per arrivare il più possibile vicino all'immediatezza del sentire. Non so, Baudelaire era maestro delle metafore, no? Vous êtes un bossier d'automne, clair et rose. Un poeta tradizionale avrebbe fatto il paragone. Lui entra dentro subito, voi siete un bel cielo d'autunno, chiaro e rosa, rivolgendosi a una donna. Cioè, da subito questa verginità, questa acre verdezza alla parola, che non la nega nel repertorio grammaticale retorico, dà subito questa violenza, anche dolcissima, ma è sempre questa violenza della parola che conta. Qual è il suo rapporto con l'immagine? Per me è quasi tutto, cioè... dare a vedere, donner à voir, dare a vedere è la cosa più importante. Io,
poliedrica di senso, la veduta, no? la visibilità. Tra le lezioni americane di Calvino c'è la rapidità, la leggerezza, la visibilità, perché se una cosa al lettore si dà a vedere, poi il lettore ne trae le conseguenze psicologiche o morali, o basta far vedere le cose e sono poliedriche di senso. Non fare il descrittivismo imitando certa pittura descrittivistica, ma con poche parole riuscire a far vedere l'uomo, l'albero, il cielo, e già si carica di senso di per sé. La visibilità, il dare a vedere, il non è avare, gli occhi sono più fertili del ragionamento. E la soluzione psicologica serve una soluzione che va per esclusioni, perché data una psicologia se ne escludono molte altre. Invece, dando l'immagine di un pastore, di un bosco, si carica di senso di per sé, che poi il senso totale viene dato dalla somma delle immagini che si producono in un libro, in un romanzo. Quindi la visibilità è tra le caratteristiche della scrittura per gli anni 2000, come dice Calvino. La visibilità, la leggerezza, la rapidità. Poi, insomma, io mi sono formato anche molto sui poeti surrealisti, che erano tutta una sequela di immagini. E mi piace molto dare a vedere, no? Da Chevalier d'Orange, dalle vide du monde, dalle vide de vitre lourde, silence, ma même nu cherche tout reflet, la tua capigliatura d'arancio nel vuoto del mondo, nel vuoto dei vetri carichi di silenzio, dove le mie mani nude cercano tutti i tuoi riflessi. E questa immagine iniziale, la capigliatura nel vuoto del mondo, cioè isolare l'immagine e crea subito un pathos. E poi, appunto, c'è una raccolta di lui, chiama le sue fertili, gli occhi fertili, e saper guardare con giustezza ciò che si vede è già una metà dell'arte. Sapere circoscrivere le cose dentro con le parole è già metà dell'arte di narrare. Cocteau ha detto: attenzione, state bene in guardia, perché di tutte le arti la musica è l'unica che vi gira intorno. Qual è il suo rapporto con la musica? Beh, la frase di Cocteau è inquietante. Il mio rapporto con la musica, intanto, per scrivere occorre senza dubbio un ritmo o una melodia, ma se la scrittura non rientra nel ritmo, esorbita, se non è guidata da un ritmo, non vale niente, insomma. E poi la struttura dei libri è analoga alla struttura musicale, cioè un romanzo è come una sinfonia oppure come una sonata, occorrono i tempi, i procedimenti temporali che dati dagli andanti, gli adagi, le marce funebri, insomma, i larghi. Senza questo senso musicale non si è scrittori. La musica del romanzo, oltre che entrare nelle strutture proprio del romanzo, entra anche nella parola, ecco, nell'andamento della frase. Ogni scrittore ha un suo timbro, un tono particolare, riconoscibilissimo, che non può essere che suo. Verga ha un tono, Manzoni ne ha un altro, Tozzi ne ha un altro. Cioè, il vero scrittore ha un suo tono musicale che è inconfondibile. In più lavora su delle strutture che sono simili a quelle della musica. E come dicevo prima, la più grande musica, quella delle sirene, è il silenzio. Però come circoscrivere e far sentire il silenzio? Anche lì è una sapienza della lingua, reinventare la parola che garnisca il silenzio, che è il fondo dell'esistenza, della grande solitudine. È tutto un effetto di musica. Ma nell'art de roman, Kundera dice che quando nella insostenibile leggerezza dell'essere il protagonista muore, non sapeva più dove, ha fatto una pagina che era analoga a una marcia funebre, e non sapeva più come procedere, allora è andato a sentire la sonata di Beethoven, a cui si era un po' rifatto per costruire questo libro, e si è accorto che dopo la marcia funebre, Beethoven,
Chopin aveva messo un pezzo algido di frammenti cosmici freddissimi, perché dopo non ci sta più niente. E anche lui poi infatti scrive delle pagine che sembrano sconclusionate, frammentarie, gelide, perché per una questione di trapassi da una situazione estetico-morale ad un'altra bisogna sempre tener conto delle escogitazioni dei musicisti, insomma serve molto, ecco, perlomeno modellarsi su qualcosa del genere e sapere dove si vuole andare a finire, ecco, come riprendere dopo un andante, cosa ci può stare, dopo un adagio cosa ci può stare. Nella prosa è lo stesso, ci sono degli adagi, degli andanti. Non so, io non parlo un po' da incompetente, io per scrivere ho bisogno di ascoltare musica, perché mi sbarazza della gravità, della gravità delle cose pratiche, dalle cose grevi, fa librare un po' lo spirito, fa muovere l'anima, insomma. E soprattutto c'è quell'ammonimento che dice Sartre, che è la grande saggezza europea, che dice: glissé mortel, ne priez pas, scivolate mortali, non insistete, non inceppatevi. Non incepparsi, la musica serve moltissimo. Io, per esempio, per scrivere devo avere il Requiem di Mozart o la Mère di Debussy, insomma, ognuno ha i suoi fari, che poi servono come punti di lievitazione dell'animo. E certo che se un vero intenditore di musica mi ascolta e non ridisce, perché la musica va ascoltata, che va afferrata anche nel suo lato complesso, tecnico. Io questo non lo so fare, non lo faccio, me ne avvalgo come di un modo per sollevare l'animo, per muoverlo verso la poesia profonda della vita, che è simile a un vento che passa, così.